Ed eccoci al Benevento col 4-4-2 classico della mentalità di Delle Santi, con Delle Santi che ha confermato, così come era stesso 11 di domenica scorsa nel derby contro la Juve Stabia, anche se Carannante e Mariani sono leggermente acciaccati. Questa è la formazione, con Emiliano De tra i pali, giostreranno sulla fascia destra Malafronte, a sinistra Giovanni Caterino, i due centrali Carannante e Capitan Mariani. A centrocampo invece rinnovata la fiducia a Cisco Guida, che giostrerà sulla fascia destra, Di Giulio e De Simone saranno i due centrali, mentre Giovannino Piemonte opererà sull'out sinistro. Infine in attacco Bertuccelli, che torna diciamo quasi a casa sua, visto che è siciliano, e Tiribocchi. Diamo allora due notizie sull'arbitro. Si tratta del signor Mazzoleni di Bergamo, e al secondo anno tra i professionisti ha diretto 11 gare in C1 e 17 in C2. Grazie Roberto. Le è spuntato il sole al municipale di Marsala dopo una mattinata molto nuvolosa, quindi temperatura primaverile, anche se c'è una leggera brezza. Il anche dalle immagini è tutt'altro che buono, è molto irregolare, parecchie buche, l'erba è saltata in parecchi punti. Ho visto i giocatori del Benevento che prima della gara lo hanno esaminato in lungo e largo per cercare di trovare eventuali trabocchetti che si potrebbero presentare durante la gara. Grazie a Luca Maio. Allora, Antonio, Luca diceva condizioni del campo non idilliache, questo può essere uno svantaggio per il Benevento, che certamente è una squadra che deve giocare, deve imporre il suo gioco. Ecco, allora andando ad addentrarci alla partita, va detto che questa è una partita dove si gioca, diciamo, soprattutto per quelli che sono, a parte il discorso calcistico, dei problemi ambientali, mi riferisco alle condizioni climatiche. C'è un terreno ciuffoso e molto molto duro, dovuto al fatto che qui spira vento in continuazione fortissimo, quindi è molto duro, e il fondo campo non è regolare. Sembra essere dunque davvero tutto pronto, consulta i suoi assistenti il signor Mazzoneri di Bergamo per dare l'inizio a questa partita. Dunque partiti in questo momento, primo possesso di palla per il Benevento con Tiribocchi, che alimenta l'azione di Giovanni Caterino. Si spinge sulla sinistra Caterino, vede Piemonte, l'asse di sinistra della squadra di Delle Santi, va a terra Piemonte, tutto regolare per il direttore di Marsala, primo fallo della gara da parte di Giovanni Caterino. Sì, si riprenderà con questo calcio di punizione a favore del sodalizio lilibetano. C'è il capitano in grosso che chiama i suoi compagni ad andare avanti per cercare di sfruttare l'azione, ma il Benevento è molto bravo e riparte con questo contropiede. De Simone pesca molto bene centralmente, Bertuccelli, Tiribocchi, l'occasione ed è gol! Il Benevento è in vantaggio, un'azione da manuale del Benevento con un bellissimo lancio di De Simone, il colpo di nuca di Bertuccelli che ha smarcato centralmente Tiribocchi, molto bravo a segnare, del primo gol in trasferta in questa stagione di Simone Tiribocchi. Splendida la combinazione tra Totò Bertuccelli e Simone Tiribocchi, uno dei giocatori più contestati della squadra sannita. Luca Maio ci chiede la linea, a te Luca. Sì, Roberto, un attimo prima di questa azione che ha portato al gol di Tiribocchi, Delle Santi aveva richiamato ad essere a una miglior posizione Malafronte, poi c'è stata l'esplosione di gioia, tutta la panchina è saltata in campo per questo sesto gol di Simone Tiribocchi, che è andato così in rete per due domeniche consecutive, 1-0 per il Benevento, e speriamo che continui così per i tifosi sanniti. A te la linea. Grazie Luca. Dunque partita cominciata come meglio non poteva per il Benevento, 1:30 Benevento in vantaggio, Antonio. Sì, è un gol bellissimo da manuale dopo 50 secondi di gioco per l'esattezza, quindi questo debutto del Benevento sul satellite davvero non poteva essere migliore. Si gira dalle parti delle panchine per far rientrare in campo il giocatore giallorosso, vediamo Galliano che lo richiama a tutti gli effetti, comunque tanto alla postazione centrale. C'è stato il tiraccio di tamburo sull'iniziativa dalla destra di Franzoni. Ma c'è sempre Franzoni che si inserisce e propone questo cross. E il colpo di testa è la prima conclusione nella porta difesa da Emiliano Dei. No, rispetto alla sua panchina, e quindi c'è qualche problema di collegamento. Intanto il Marsala in avanti, a te la linea. Attenzione al contropiede del Marsala con tamburo. L'uscita di Emiliano Dei, poi ancora la palla per il Marsala. Malafronte, e poi Malafronte di testa a salvare a porta vuota, e questo è il primo vero pericolo della partita. Mentre siamo giunti al 19° minuto, c'è stata una colossale distrazione, intanto c'è il primo ammonito della giornata, si tratta di Cisco Guida, che vediamo anche particolarmente nervoso. Guida in effetti finora non aveva dato l'impressione di entrare in partita. 20 minuti di gioco nel primo tempo, Marsala 0 Benevento 1. Attenzione ancora all'attacco portato dal Marsala.
si tratta di Risoma, vedete il contrasto con Pedro Mariani, calcio d'angolo ancora a favore della squadra di Giacomaro che ci sta credendo. Il Marsala inizia a crederci, inizia ad attaccare in massa, ma soprattutto ha iniziato a mettere in moto questo Risoma che, come ho detto poc'anzi, è un calciatore molto forte, uno dei migliori della attenzione squadra. Ora al tiro di Gnoffo locale. C'è stato un liscio di Giovanni Caterino che ha svirgolato una palla in aria, sì, Gnoffo questa volta non ne ha approfittato, occasione favorevolissima. Questo pericolo per la porta di Emiliano Dei, vediamo la battuta a girare e c'è una nuova clamorosa parata di Emiliano Dei, una bellissima protezza, pallone a girare proprio nell'incrocio dei pali con Emiliano Dei che salva in angolo sulla battuta di Cardinale, molto bella, Cardinale è uno specialista. Mariani è andato a baciare Emiliano Dei per questo volo prodigioso, palla letteralmente tolta dall'incrocio dei pali da parte del portiere giallorosso che per la seconda volta quest'oggi salva il risultato. Emiliano Dei determinante fino a questo momento per il Benevento e per mantenere questo vantaggio siglato, ricordiamo, il primo minuto da parte di Simone Tiribocchi, ancora sulla destra l'azione del Marsala con Germano, il contrasto con Giovanni Piemonte, Germano per Risoma, palla poi messa in mezzo ancora da Franzone, attenzione, palla che scavalca Emiliano Dei ma termina fortunatamente al lato, c'è stato un malinteso tra e c'era una beffa tra Carannante ed Emiliano Dei. Carannante teneva il numero 9, la Vaccara, molto pesante fisicamente, il pallone è rimbalzato in maniera irregolare. Benevento non segna sul calcio piazzato e soffre tremendamente i calci piazzati, staremo a vedere ora le esecuzioni di Pedro Mariani, la rincorsa del capitano, chiama lo schema Simone Tiribocchi che cade a terra, poi la conclusione di Caterino, palla che poteva diventare pericolosa per un rimpallo davanti al portiere. Sì, rimpallo proprio nei pressi della linea bianca, ma Corcione, un portiere non dotato fisicamente ma molto bravo, molto agile, è riuscito a farsi trovare pronto alla parata e quindi è riuscito addirittura a bloccare la sfera. Ancora Risoma, salta Roberto Carannante, attenzione all'azione di Risoma, il dribbling, poi scivola e c'è l'ammonizione per simulazione per l'attaccante bianco-blu, penso non ci siano dubbi Antonio, si è visto chiaramente dalla nostra postazione. Ma a parte questo si vede chiaramente che l'arbitro è ben posizionato, invita Risoma ad alzarsi, Risoma aveva perso la palla, le condizioni del terreno sono molto disagevoli, si scivola, particolarmente scivoloso, è particolarmente ciuffosa e l'arbitro fa capire quali sono le sue reali intenzioni. Risoma va a dare la mano in maniera un po' ironica al signor Mazzoleni di Bergamo per questa ammonizione. Esce Pedro Mariani in anticipo ma ancora Risoma si catapulta sulla sfera, Mariani lo tiene per la maglia, l'arbitro fa proseguire per il vantaggio, poi va ad ammonire Pedro Mariani per questo fallo su Risoma, dunque qua in tempo a 30 secondi alla fine questa ammonizione di Pedro Mariani. In questo calcio di punizione da una posizione un po' pericolosa, sarebbe importante per il Benevento chiudere questo primo tempo in vantaggio per 1-0, importante per il morale, importante per riordinare le idee negli spogliatoi, trovare le contromisure per cercare di rendersi pericolosi con azioni di contropiede e assolutamente per evitare che il Marsala possa rendersi pericoloso. C'è intanto questa bellissima uscita di Dei che con i pugni riesce a respingere il pericolo e proprio in questo momento il signor Mario Mazzoleni decreta la fine. Linea a Luca Maio, vediamo le interviste, c'è anche il collega Fabio Bertolino, vediamo se c'è qualcuno sposta a scambiare una battuta dopo questo primo tempo mentre sentite le proteste del pubblico di casa, ricordiamo Benevento in vantaggio. Sì, era tanto che non ci capitava e credo che abbiamo fatto un'ottima azione, quindi ce lo siamo meritato, adesso però stiamo soffrendo un po', speriamo meglio nel secondo soprattutto tempo. Sulla fascia sinistra il mister è un po' arrabbiato. Sì, stiamo soffrendo e adesso vediamo di fare qualcosa. Forse la sostituzione, hai visto? Parlavo col mister di altre cose. Sì Roberto, per comunicarti una sostituzione che ha effettuato il Marsala nell'intervallo, è uscito con il numero 4 Germano ed è entrato con il numero 13 Commisso, a te la linea. Dunque cambio nel Marsala, Commisso al posto di Germano, mentre la partita è ricominciata da 8 secondi. Dunque, quanto riguarda il Benevento, visto che proprio dal piede di Risoma erano partite le azioni più pericolose per quanto riguarda il Marsala. Per Antozzi è una vecchia conoscenza invece del calcio della Serie C, ex Olbia, ex Avezzano. Attenzione a Tiribocchi, niente! E il Benevento ha raddoppiato con Tiribocchi, un'altra azione da manuale, un tocco di destro e per Tiribocchi c'è la doppietta, è il sesto minuto. Andiamo immediatamente da Luca Maio, scatenato Tiribocchi sotto il settore dei beneventani, a te Luca! Sì, scatenato Tiribocchi ma in panchina scatenato. È stato il primo a scattare come una molla in campo per festeggiare il raddoppio
del suo compagno di squadra ma anche del suo rivale di ruolo, e questa è una dimostrazione dell'unità che regna nello spogliatoio giallorosso. Insieme a Marra tutta la panchina è scattata in campo e Francesco Marra continua a festeggiare, ha fatto adesso un cenno a Simone Tiribocchi, sei arrivato a quota 7 e si festeggia tutti insieme dunque sulla panchina del Benevento questo 2-0 dopo 6 minuti e mezzo di gioco nella ripresa. Voi la linea. C'è intanto questo calcio dello specialista Cardinale, ancora una volta la risposta pronta di Emiliano Dei che blocca il pallone senza sforzarsi. Intanto è pronto Luisi a fare il suo ingresso in campo. Luisi in campo, vediamo al posto di chi mi pare del numero 7 Guida. È appunto Guida che è stato ricordato dall'arbitro che gli ha detto al prossimo fallo ti caccio fuori. Evidentemente Deli Santi vuole porre rimedio a questa situazione di rischio, il Benevento rischierebbe di trovarsi con l'uomo in meno e quindi tra qualche istante è presumibile che Luisi faccia il suo ingresso proprio al posto di Guida. Te la linea. Attenzione ora all'attacco del Marsala con Lavaccaro, un po' di confusione poi sulla palla Piemonte. Impostazione sulla sinistra da parte di Ignoffo, scivola Gianluca Di Giulio, poi deve retrocedere ancora il Marsala, dunque Antonio pronto ad entrare in campo. Ecco, Luisi, la caperbietà di Piemonte che va a pressare su un pallone che sembrava ormai perso, lancia ancora Tiribocchi, contropiede bellissimo Tiribocchi che stavolta pecca di altruismo e serve Bertuccelli al centro, quindi c'è l'anticipo della difesa del Marsala anziché di tentare la conclusione, ed ha subito un fallo bruttissimo da parte del difensore del Marsala. Infatti vediamo che resta a terra, c'è subito l'intervento dei sanitari del Benevento, mentre ai bordi del campo c'è pronto Carlo Luisi che ad entrare, vediamo al posto. Sì, diceva Luca Maio, probabilmente al posto di Guida. Guida già ammonito, ha rischiato già sul finire del primo tempo di subire di nuovo il cartellino giallo. Cisco, scusaci. Ecco Cisco, una partita sicuramente un po' indietro nei primi minuti, secondo gol nei Marsala forse un po' in difficoltà in difesa. Marsala ben determinato, diciamo la verità, che comunque ci ha messo in difficoltà soprattutto dopo il primo gol all'inizio partita, abbiamo trovato per fortuna questo gol che per noi era importante anche per il morale. Poi ci hanno chiuso bene, ogni contropiede, bravi a ripartire. Poi per fortuna questo secondo gol è stato di vitale importanza per noi. Spero che riusciamo a portare in porta questa vittoria perché per noi è importantissima. Il calcio d'angolo a favore dei padroni di casa. Parabola centro area troppo lunga per tutti. Beltrami, il nuovo entrato, la botta di Beltrami, palla però che arriva debole tra le braccia di Emiliano Dei. Attenzione ora al rilancio, chiaramente su questi lanci il Benevento può ripartire subito in contropiede, palla però troppo lunga sia per Piemonte che per Bertuccelli. Sì, Marsala allora che tenta ancora l'azione in fase offensiva con Lavaccara, la triangolazione con Franzone, poi bella palla benissimo Emiliano Dei, ancora Emiliano Dei in uscita riesce a salvare la sua porta mentre nell'azione è rimasto a terra il capitano giallorosso Pedro Mariani. Nella zona di Bertuccelli ancora all'anticipo del Marsala, poi Di Giulio si fa vedere, Tiribocchi taglia centralmente, palla per Totò Bertuccelli, si allarga ancora Tiribocchi, servizio per lui anticipato da Commisso, poi Corcione che rincorre la palla, la fa sua proprio. E io vorrei andare da Luca Maio, abbiamo parlato prima dello stato della panchina del Marsala, vorrei chiedere invece come sta Deli Santi, credo abbastanza tranquillo Luca. Sì Roberto, Deli Santi ormai si è tranquillizzato, evidentemente i due gol di vantaggio a pochi minuti alla fine non possono che renderlo tale, anche se continua a dare suggerimenti a tutti i suoi giocatori ad tenere sempre il piazzamento, la marcatura per evitare qualsiasi rischio. A te la linea. È stato sicuramente determinante sull'andamento generale della gara e invece è stato veramente bravo Emiliano Dei. C'è intanto questa azione di Bertuccelli al centro da solo, Bertuccelli, clamorosa occasione fallita da Totò Bertuccelli, forse un po' troppo lezioso, ben servito da un assist preziosissimo di Gianluca Di Giulio. 2-0 il punteggio, siamo in pieno recupero. Si accinge. Sì, mancano 20 secondi alla fine, probabilmente farà battere ancora il fallo laterale al Marsala per poi fischiare la fine della partita. Controlla il cronometro il signor Mazzoleni di Bergamo. Ultima azione probabilmente di questa partita. Vediamo l'esecuzione di questo fallo laterale. Lavaccara fa da sponda per Tamburo, la botta al volo
palla che termina direttamente tra le braccia di Emiliano Dei. Il signor Mazzoni di Bergamo controlla il suo cronometro e sancisce la fine della gara. Finalmente il Benevento vince fuori casa, esordio su stream più fortunato che mai, linea a bordo campo. Bene, grazie Roberto, un mister contentissimo, non poteva esserci debutto migliore via satellite con una vittoria esterna, la prima del campionato. Beh sì, è vero, è andata bene, abbiamo disputato una buona partita, credo che il risultato sia giusto. Mister, com'è stata la partita? Un gol a freddo subito nel primo minuto e un altro gol in una situazione in cui il Marsala forse si è fatta sorprendere. Beh sì, ne siamo stati agevolati dal gol iniziale, però ritengo che sia stato un bel gol perché abbiamo manovrato e siamo passati meritatamente in vantaggio. Poi è chiaro che loro ci hanno concesso ancora più spazi dove noi li abbiamo, e la vittoria credo che sia veramente meritata. Possiamo dire che Dei ha salvato il risultato su quella parata, ha tolto proprio il pallone dal segno. Beh sì, è stato un episodio molto importante, Dei ha fatto più che il suo dovere. Tiribocchi, due reti e sicuramente fa morale. Beh sì, Tiribocchi ha fornito ancora oggi una prestazione maiuscola, speriamo che continui così, ma sicuramente continuerà perché ormai è bene, un ci dicono alla regia ricordo che dobbiamo chiudere. Antonio, un commento finale, chiaramente grazie a stream, un grande esordio su stream del Benevento. Sì, un debutto migliore non poteva esserci, un ringraziamento alla troupe che ha eseguito i servizi, un saluto dal municipale di Marsala, da Roberto Russo, da Fabio Bertolino, Luca Maio ed Antonio Martone. I beneventani che hanno seguito trepidanti questa prima esperienza. Concludiamo con queste immagini che non hanno bisogno di nessun commento. L'avventura su stream più bella di così non poteva iniziare per il Benevento.